famiglia fa onorato di questa città. La gente va allo Zaccheria, mica all'università. Facciamo tanto casino, fanculo casino. Ma ti ricordi il foglio di Pasquale Marino? Che non ci avrete mai come volete voi. Sciarpa al collo, battiamo le mani per i nostri eroi. Si chiama Foggia ed è una malattia che non va più via, che non va più via, che non va più via. Sopra il beat con Vinny G e Chili C. Non rumba un cazzo a HTTCD. Dalla serie D alla serie C, con in testa un unico obiettivo, frate, la serie B. Serie B. Ricordo un'interrogazione della mia professoressa di letteratura italiana qualche anno fa al liceo, che mi chiese: Giacomo, cosa ispirò, chi ispirò a Dante la scrittura della Divina Commedia? Io lì per lì non ho saputo rispondere, ma forse oggi ho trovato la risposta. Quel cartello all'entrata, all'inizio del terzo canto, quando Dante era con Virgilio, in cui campeggiava: lasciate ogni speranza voi che entrate. Io forse lo rivedo un po' nel nostro Foggia, nell'inferno della serie C, dalla quale continuiamo a soffrire. Saluto la squadra dei mitici. C'è Vincenzo da Pomarancio, Manu dalla Germania e Pino dalla California, oltre al pomeriggio a tutti. Al nostro grande Biagio in regia da Foggia. Ciao a tutti. Vincenzo, io non so tu che partita hai visto, a me è sembrato un grande Foggia. Purtroppo il risultato non ci ha sorriso, poi per errori arbitrali, errori nostri. Dove finiscono, diciamo, dove iniziano i meriti degli altri e dove sono i nostri demeriti? Secondo te era è stato un pareggio meritato? Meritavamo di vincere? Ma io ho visto una grande partita, una partita che sicuramente non è da terza serie. Ho visto un grande Foggia e ho visto anche il solito Foggia, che non ha saputo finalizzare le occasioni che ha avuto, compreso purtroppo il rigore che ha sbagliato il nostro capitano. Però ho visto anche un Foggia che negli ultimi 5 minuti ha rischiato di perdere, perché il Benevento si è riversato davanti, noi probabilmente abbiamo perso un po' la testa, le misure, e quindi tutto sommato, secondo me, se non fosse stato per quel rigore sbagliato, è un pareggio che purtroppo, devo dire, è giusto. Perché le occasioni il Benevento le ha avute, quindi voglio dire, dobbiamo finalizzare meglio. Ecco, diciamo così, Benevento e Foggia 1-1, con un rigore che purtroppo non siamo riusciti a mettere dentro. Manu, vengo da te. Diciamo che rimane comunque un pareggio contro una squadra forte come il Benevento. Il tuo stato d'animo adesso è più arrabbiato, deluso, sei contento del pareggio? No, io sono molto arrabbiato, perché questa è una partita che in un modo o nell'altro dovevamo assolutamente vincere, sia per la questione che siamo stanchi, come tu hai detto prima, di stare in Serie C, sia per il fatto che quando tu pareggi due partite in casa di seguito, quando poi hai queste partite, le pareggi, la perdita di quei 4 punti a lungo andare si vedono, e già adesso a distanza di 2 settimane si incominciano a vedere. Per quanto riguarda la partita, bella su tutti i fronti, certo, continuiamo sempre, tatticamente parlando, ineccepibile. Un primo tempo meraviglioso, c'è un momento in cui, parlo sempre del primo tempo, la Casertana non riusciva a fare interventi pericolosi nella nostra area. Poi nel secondo tempo, signori, non riusciamo mai a... i rigori, non riusciamo a risolvere questo problema, questo fantasma dei rigori. Sembra di essere dai tempi di Vitalia, quando giocavamo gli ottavi di semifinale o qualcosa ai rigori, e puntualmente i rigori li sbagliamo sempre. E sembra questo un fantasma che non vuole andare via. Poi che è successo? C'è stata quella bellissima punizione di Sarno, che come al solito non è la prima volta che fa questi capolavori, e questa punizione è da annoverare, secondo me, tra le più belle punizioni che lui ha fatto, perlomeno in questo campionato. Per quanto riguarda il rigore del Benevento, forse mi sbaglierò, però io ho avuto l'impressione che il favo sia avvenuto a qualche centimetro prima fuori dall'area. Io ho avuto questa impressione. Certamente è meglio un punto che non 0 punti. Adesso dobbiamo, come al solito, sperare, aspettare quello che farà la Casertana con il Lecce. E quindi mi ricollego al discorso dell'altra volta. Grazie Manu. Voglio dare anche il benvenuto a Cristian da Roma, che si è appena collegato. Cristian. Ciao. Allora, è chiaro che appunto la partita, non so come l'hai vista tu, ma ripeto, secondo me abbiamo fatto una grande partita. Però adesso c'è da guardare anche in faccia la classifica,
che dice che comunque, come ha detto Manu, siamo sempre costretti a rincorrere. Tu cosa ne pensi? Vabbè, io la classifica ancora non l'ho vista. No, nel senso che sono un po' scioccato, perché stavo già contando i tre punti, insomma. Abbiamo giocato veramente benissimo il primo tempo, un gioco spettacolare, sembrava una squadra di Serie B, funzionava tutto, passaggi, schemi. Siamo riusciti a schiacciare il Benevento nella propria area, abbiamo imposto il gioco, non abbiamo mai giocato così bene in casa probabilmente, forse la migliore partita in casa di sempre, degli ultimi due anni probabilmente. Però niente, rimane l'amaro in gola, perché alla fine per qualche stupidaggine ancora una volta non siamo stati in grado probabilmente di allontanarci nel primo tempo, facendo un secondo gol che probabilmente avrebbe messo fine alla partita. Invece abbiamo abbandonato i remi forse un po' troppo presto, abbiamo subito un Benevento che ci ha creduto di più di noi verso la fine, ha sfruttato anche i nostri errori, perché poi alla fine io li considero errori il non gestire il gioco fino alla fine, quindi per me non è stato un errore. La classifica penso che la vedrò più tardi, quando avrò realizzato che abbiamo veramente pareggiato in casa con il Benevento questa partita, perché ancora non ci credo. Però sono contento tutto sommato del gioco che abbiamo fatto, cioè se devo analizzare il gioco di per sé, essere obiettivo sicuramente non è facile, però abbiamo giocato bene. Mi dispiace per Iemmello, perché non solo De Zerbi ha dato evidenza a tutti quanti del senza Iemmello, con Iemmello, quindi tutti quanti oggi abbiamo visto la differenza di una squadra con Iemmello e senza Iemmello, e quindi abbiamo anche potuto notare, insomma, che non è che basta metterlo in campo per segnare, insomma, Iemmello deve avere anche chi lo aiuta, deve cercare di essere in partita, deve trovarsi in partita, deve essere in giornata, e quindi forse ancora c'è da lavorare su di lui dovrà lavorare su se stesso, però i tempi sono sempre più corti e speriamo tutti quanti che si accorci anche la sua reazione, diciamo così. Pino, dalla California, come hai visto l'ingresso di Iemmello in campo? Avresti fatto dei cambi diversi tu, se fossi stato in De Zerbi? No, avrei fatto lo stesso cambio, forse avrei fatto il cambio con Iemmello all'inizio del secondo tempo, forse, ma avrei fatto lo stesso cambio, pure nel finale, cambiato Gerbo con Masa, avrei fatto gli stessi cambi, perché a noi servivano i tre punti e purtroppo la squadra ha giocato benissimo, non c'è niente da recriminare alla squadra, la squadra ha giocato, sembrava di vedere la PlayStation, i giocatori non erano mai stanchi, andavano dal primo minuto fino all'ultimo minuto, ho visto tutti tenaci, tutti sulla palla, tutti concentrati, quindi io non recriminerei niente alla squadra, e purtroppo è arrivato il loro gol, e ci sta purtroppo in partite del genere, soprattutto quando l'altra squadra è di un certo livello, i particolari danno differenza. Sì. Penso che oggi il particolare che ha dato la differenza del pareggio e non della vittoria a Foggia, ditemi se mi sbaglio, sia stato l'arbitro. Chissà come alcuni cartellini gialli non erano fallacci, erano falli di ostruzione, ma non falli netti, però fatti dagli stessi giocatori, e non sono stati cacciati i cartellini gialli. Molti no, cartellini ma li ha dimenticati gialli, nello spogliatoio. Molti cartellini gialli si sarebbero trasformati in cartellini rossi o sarebbero stati molto di aiuto per altri falli che sono stati fatti durante la partita. Penso che il rigore del Benevento è da rivedere, anche se è stato fatto da fuori area, iniziato da fuori area, caduto in area, comunque è da rivedere. A mio parere, non perché sono del Foggia, tifo per il Foggia, ma è da rivedere come chiamato. Diciamo che la gestione della partita da parte dell'arbitro non è stata impeccabile. No, all'inizio è andata benissimo, perché giustamente fin
fin prima che il Foggia segnasse, cartellini gialli io non ne ho visti, ne ho visto solo uno, forse l'ha trovato per caso l'arbitro, ha trovato questo cartellino giallo e l'ha cacciato per il Benevento, ma dopo che ha segnato il Foggia l'arbitro aveva solo in mano il cartellino giallo, per tutti, per quel che sia, quindi non è da rivedere un po' l'arbitraggio, non per recriminare, bellissima partita del Foggia, niente da cambiare al Foggia, nulla da cambiare, e avanti così, se il Foggia gioca così è Serie B, parti casi o non casi, se il Foggia gioca tenace così, 90 minuti come oggi, credendoci, sì. Viaggio. Sì. Diciamo che spesso, come nel caso di oggi, ci troviamo alla fine della partita a elogiare il gioco, a elogiare i nostri calciatori, a diciamo, avere nella mente una grande partita che però spesso non ci porta ad avere i tre punti. Qual è il problema? Oggi qual è stato il problema? Perché non abbiamo vinto, secondo te? Beh, buonasera a tutti. Il motivo principale è dato al fatto che avevamo una squadra davanti veramente coriacea. Nel primo tempo, quando abbiamo veramente prodotto una quantità impressionante di gioco in relazione all'avversario che avevamo di fronte, non siamo riusciti a segnare. Fra l'altro le occasioni le abbiamo anche avute, molte di più di quelle che ha avuto il Benevento nel primo tempo, e non siamo riusciti a metterla dentro. Non credo che sia stata una questione di singoli, cioè non è stato un problema legato al fatto che mancava magari Iemmello o che c'era qualcuno mancato un po' nella parte finale, anche un po' di fortuna. Non credo che si sia trattato di un problema di incapacità. Noi imponevamo il gioco in maniera impressionante, non era un match fra due squadre di terza serie, anche perché se queste sono due squadre di terza serie noi dovremmo fare da soli le coppe europee, invece le differenze fra le nostre serie minori, la A e la B, e le serie minori delle altre nazioni si vede. Queste sono invece due squadre che in Serie C hanno veramente onorato il calcio. Nel secondo tempo noi abbiamo fatto di bello soltanto il gol sul calcio piazzato, da fuori la mettiamo dentro, e vabbè, abbiamo sbagliato il quarto rigore consecutivo in casa, ma chi non ne sbaglia quattro consecutivi? Cioè, mi ricordo una volta ci è capitato anche al liceo di sbagliarne due consecutivi, quattro no, vabbè, comunque un quarto rigore consecutivo non è marginale, non vi devo dire, con i sei non si fa la storia, ma mettete dentro quei quattro rigori. Mettete dentro, noi avremmo avuto complessivamente 2, 4, 5 punti in più, c'è poco da fare, quelle 5 punti ci mancano perché non mettiamo dentro i rigori. Il Benevento è stato molto scortese perché ha segnato sul rigore, questo non si fa. Tra l'altro, il problema è il rigore, rivedetelo, non conta, non è quello il problema, poteva segnare, poteva anche vincere, certo. Dopo il rigore non c'era perché il fallo era fuori area, giusto. Tra l'altro le abbiamo provate quasi tutte, nel senso che abbiamo cambiato tre rigoristi e comunque il risultato non è cambiato. Sì, è vero, per carità, è vero che non siamo riusciti a trovare quello giusto, però vabbè, questo ci può stare, però guardate che 5 punti persi per i rigori sbagliati in casa cominciano a pesare e peseranno alla fine, io spero di no, però peseranno. Non mi creo grossi problemi per quello che riguarda diciamo il campionato in sé, nel senso che dobbiamo tener conto del fatto che anche gli altri hanno delle grosse difficoltà, e siccome il campionato non si fa da soli, non è una sfida solo con se stessi ma anche con gli altri, se il livello degli altri non è così tanto diverso dal nostro, concordo con Pino, quando prima o poi noi riusciremo a venire fuori. Però posso interromperti, Biagio? Ho un po' la sensazione che noi dall'inizio dell'anno diciamo, vabbè, prima o poi li prendiamo gli altri, prima o poi li prendiamo, non è questo weekend, sarà il prossimo. E però stiamo sbagliando tante occasioni.
perdiamo punti in giro come quelli di oggi. Oggi, ripeto, per me è stata una delle partite più belle che ha fatto il Foggia di De Zerbi, però anche qui abbiamo lasciato due punti. Cioè, ho paura che a un certo punto la questione sia irrecuperabile. Ma irrecuperabile non direi, nel senso che comunque sia sei alla terza del girone d'andata, del ritorno, quindi comunque puoi recuperare qualsiasi distanza, quindi figurati se poi non riesci a recuperare anche questo. Però no, io ho paura per l'effetto sul morale della squadra e dei calciatori, perché fino a 5 minuti dalla fine noi avevamo una giornata esaltante dietro di noi e poi è successo quello che è successo. Io fra l'altro ho accompagnato Valentino allo stadio e ho respirato quell'aria, e oggi c'era veramente un'atmosfera attorno allo stadio, e l'avete visto che cosa c'è stato dentro. Poi dopo sentiremo anche chi ci è andato allo stadio, quindi poi sentiremo anche cosa dicono. Proviamo a chiamare Alessandro Biagio. Sì, penso che a questo punto possiamo anche chiamare Alessandro, che dovrebbe essere pronto per noi. Lui è stato lì, vediamo che cosa ci dice. Vediamo un pochettino cosa può raccontarci lui, visto che c'è stato, che c'è andato lui. Sì? Alessandro Biagio, buonasera. Buonasera a te. Sei in diretta. E ti vedono tutti. Buonasera a tutti i miei vicini amici. Si salutano tutti. Oh, allora. Raccontaci un pochettino, perché la partita l'abbiamo vista. E io stavo accennando all'atmosfera che c'era prima della partita, e tu ci puoi raccontare cosa c'era durante la partita in campo. Ecco, raccontaci un pochettino quello che era l'aria dentro. È stata sicuramente un'atmosfera bella, sentita, una partita tirata. Abbiamo iniziato insomma con qualche, secondo me, con qualche timore reverenziale, probabilmente anche paura della partita, perché la partita era molto importante, era una partita da vincere, e non solo da vincere, ma da vincere con due gol di scarto, visto che comunque all'andata avevamo perso 1-0 lì a Benevento, quindi sarebbe stato importante toglierci il Benevento definitivamente insomma di torno. E purtroppo così non è stato. Abbiamo giocato con un tridente inedito, con questo Riverola sulla sinistra, che probabilmente è un esperimento che non andrà ripetuto, perché non mi ha fatto impazzire. Abbiamo sbagliato l'ennesimo calcio di rigore, quindi probabilmente ci restano 2 giorni di mercato per intervenire sul mercato e andare a prendere, non dico un centravanti, ma un rigorista, perché sarebbe importante prendere un rigorista. Prendiamo Signori, visto che tanto li tirava da fermo, anche a 40-45 anni li può fare lo stesso i gol. Bravo, abbiamo avuto questo rigore contro, che francamente non... sicuramente voi da casa avete visto meglio se c'era o meno, questo non tu che mi dici, c'era? No, era fuori area nettamente. Ah, fuori area nettamente, ok. Infatti, no, io mi trovavo proprio in linea, ma non riuscivo a capire se era dentro o fuori area, quindi no, prendiamo nota anche di questa cosa. Quindi, si è tuffato da fuori area. Si è tuffato da fuori area, quindi non sono neanche toccato. No, perfetto. delusione, che risuone sugli spalti. Si aspettava tutti questa vittoria, purtroppo stava arrivando. Va bene, mandiamo la pubblicità. Sì, no, allora, c'è una domanda di Vincenzo. C'è una domanda, sì, di Vincenzo, aspetta che te la faccio sentire. Sì, ciao Alessandro, buona serata. Ciao, ti chiedevo, se mi senti, descrivici le emozioni di uno stadio pieno finalmente così.
Allora, Vincenzo, io credo di aver capito, perché non ti sento benissimo, credo di aver capito, insomma, le emozioni dello stadio, esatto, pieno. Si è respirata sicuramente un'aria di tutta categoria, voglio dire, ma anche la fila fuori dallo stadio per entrare, insomma, mi suscitava ricordi belli di Serie A o di Serie B, insomma, quando bisognava andare molto 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 tempo prima allo stadio per riuscire, insomma, a prendersi il posto migliore. Bello, bello, lo Zaccaria è sempre il dodicesimo uomo in campo, lo è stato questa volta anche, ma purtroppo, insomma, abbiamo avuto un sacco di occasioni, ma non purtroppo sta palla anche oggi non voleva entrare, non lo so, mannaggia. Dai, dobbiamo, io penso che poi se sul mercato prendiamo un altro attaccante, visto che, insomma, con Iemmello pare che, insomma, la cosa non si concretizzi nel migliore dei modi. Non ti è piaciuto quel poco che ha giocato? No, non mi è piaciuto, no, dico la verità, non mi è piaciuto. Ma poi, sai, si vociferò tante cose su questo ragazzo che probabilmente, insomma, vabbè, abbiamo un obiettivo, quindi chiaramente dobbiamo essere al meglio in tutti i reparti, tutti e 11. Esatto, quindi penso che comunque domani o la vado a spacca, prendere un attaccante e concretizzare tutte quella mole di gioco che facciamo, che è veramente notevole. Va bene Alessandro, buon rientro. Grazie. Saluti da tutti. Io ripasserei la linea al nostro studio, al nostro conduttore della prima parte, che è Giacomo. Biagio, se siete d'accordo, mandare la pubblicità. Vi saluto. Ciao. Sì, vuoi mandare la pubblicità? Mandiamo la pubblicità. Signore e signori, pubblicità. Allora, partiamo con la seconda parte e partiamo ovviamente con un nuovo conduttore, perché noi ne abbiamo due di conduttori questa volta. Noi non ci facciamo mancare nulla, quindi addirittura una coppia di conduttori oggi, per non rimpiangere la passata presentazione di Cristian, che è stato fantastico. Quindi proviamo col 2, vediamo se riusciamo almeno a pareggiare la performance di Cristian. Sì. Regaliamo più emozioni di Albano. Ma che state dicendo? Va bene così. Niente, allora, una mia considerazione a cui vi faccio partecipe. Allora, nella formazione iniziale abbiamo visto a sinistra Riverola. Ecco, secondo voi è stata un esperimento, diciamo così, da ripetere, o ancora una volta De Zerbi ha peccato di protagonismo? Sentiamo cosa ne pensa Pino. Secondo me è uno schema che userà nel futuro, e Iemmello permettendo. Secondo me lo schema è per Iemmello, averlo sulla fascia sinistra, e se Iemmello ci darà la possibilità, all'allenatore di metterlo in campo, sì, e funzionerà benissimo. Quello che manca a Iemmello è la grinta. Sì, a parte lo schema, a parte tutto, noi abbiamo bisogno di 11 affamati, non di 10, non di 8, 11 affamati, e oggi ci sono stati 11 affamati. Quando è entrato Iemmello, a me non è che non sia piaciuto, ma ha avuto anche palle difficili Iemmello, quindi oggi niente da dire su Iemmello. La palla
l'unica palla chiara che ha tirato Iemmelo gli è stata parata, ma che vuoi, con un difensore, il portiere in porta è accettabile, quindi oggi per la prestazione diciamo di Iemmelo è accettabile, quindi come schema di gioco di De Zerbi io lo vedo benissimo, non Rivarola ma Iemmelo sulla fascia sinistra, sicuro. Giacomo, vengo da te e ti chiedo, allora se per te non è stata una sorpresa rivedere Rivarola sulla sinistra? No, indipendentemente dalla sorpresa, purtroppo il problema è che secondo me lui ha giocato male, Rivarola secondo me ha giocato male, non è quella la sua posizione, non rende tantissimo, però va bene, secondo me abbiamo comunque fatto una partita perfetta. E il problema che mi fa molto arrabbiare è che non te la puoi prendere alla fine con nessuno, nel senso anche Iemmelo non credo, mi è sembrato che fosse entrato diciamo senza grinta. Per me abbiamo fatto una partita, io li vedevo arrabbiati sul pallone, li vedevo lottare, li ho visti lottare tutti. Purtroppo poi è successo quello che è successo, non credo sia un problema di Rivarola, siamo una squadra troppo forte, cioè possiamo mettere sulla sinistra pure Narciso, pure lui che infatti a un certo punto ha pensato di dover... messo a destra però, Sì, messo a destra, pensava di dover anche lui dare un contributo così in mezzo al campo ed è uscito, quindi alla fine, ripeto, siamo troppo più forti e pareggiare queste partite, secondo me, giocate bene, in cui la squadra ha lottato, la squadra meritava la vittoria, anche come premio per l'impegno che ci ha messo, e sono molto, molto incazzato. Magari prima non lo potevo dire perché avevo un ruolo un po' più istituzionale, adesso meglio che mi fermi qui. Ho capito. Cristian, vengo da te, ti chiedo, ma proprio per questo motivo, non pensi che quel fallo, anche se fuori dall'area, non doveva essere fatto, insomma, poteva evitare di farlo proprio perché era vicino all'area di rigore, quindi poteva creare almeno il dubbio all'arbitro. No, ma infatti io sono convinto che la maturità di una squadra che vuole salire in B e partecipare a campionati superiori si vede anche da questo, cioè dal fatto che riesci a comprendere che sei la favorita, che stai giocando in casa, che tutti quanti verranno da te per cercare di strapparti più punti possibili, per farti innervosire, per metterti in condizione di sbagliare. Noi oggi siamo un po' cascati nel tranellone, nel trappolone, nel secondo tempo. Nel primo tempo abbiamo imposto il nostro gioco, non ci sono stati problemi, e vi dirò questa grande cosa, secondo me anche Rivarola nel primo tempo ha fatto una partita dignitosa, che non ci ha fatto per niente, almeno a me non mi ha fatto per niente rimpiangere Iemmelo, non sapevo neanche chi fosse Iemmelo nel primo tempo. Però devo dire che chiaramente non hai 90 minuti e quindi a quel punto forse De Zerbi ha sbagliato a non inserire subito qualcun altro nel secondo tempo, ha voluto un po' forzare, ma lo stesso Vacca probabilmente non ha ancora i 90 minuti, ci sono ancora alcuni giocatori che tecnicamente probabilmente fisicamente non reggono tutta la partita con quel ritmo, che voglio dire è stato un ritmo elevatissimo da entrambe le parti, credo. Però ripeto, come dicevi tu, non bisogna cadere nei trappoloni, bisogna avere la freddezza. Ma lo stesso Narciso mi ha deluso, perché una volta subito il gol su rigore non è che puoi dare sfoggio di essere un portiere brasiliano, cioè voglio dire, bisogna mantenere una certa calma e una certa maturità. Perché perdere una partita per una stupidaggine, quando invece magari si può recuperare, il calcio ci insegna che possiamo fino alla fine si può recuperare un risultato, però bisogna mantenere la freddezza e la calma, cioè non bisogna buttare tutto al vento perché si è subito un gol su un rigore magari inesistente, che magari si poteva evitare. Bisogna comunque continuare a guardare il lato positivo e a giocare. Non tutti lo hanno saputo fare. Poi volevo dire soltanto una cosa: io non ce l'ho con Iemmelo, però io credo di avere abbastanza memoria da ricordarmi che l'anno scorso Iemmelo quelle palle non le sbagliava, quindi probabilmente c'è un calo sia dovuto alla posizione, che sia dovuto a questioni personali, io questo non lo so, però so sicuramente che Iemmelo quelle palle là davanti non le sbagliava l'anno scorso. Perfetto. Vado da Pino. Pino, sì. Tu che ci guardi dall'altra parte dell'oceano, come si direbbe, ma secondo te oggi i due punti sono persi o è un punto guadagnato?
diciamo, per la mentalità che ha De Zerbi e quello che vogliamo noi, sono persi. Per De Zerbi ci sono solo i tre punti, e l'ha dimostrato anche oggi per la tensione che ha messo in campo, pure con Narciso. Narciso fa quello che dice De Zerbi. Narciso, secondo me, ha preso quella palla non perché fosse innervosito, perché tutta la squadra è alla ricerca dei tre punti, non del punto. La squadra oggi doveva vincere, come sempre. Ecco perché, tolto un centrocampista, messo un altro attaccante. Quale squadra ti mette quattro attaccanti, quattro punti, quando stai sull'1-1 in casa e varie vicende? Quindi è da rivedere questa un po' la questione di concetto Foggia, squadra, risultati. Noi, De Zerbi è solo per i tre punti, quindi non sono due punti persi. Per De Zerbi oggi sono i tre punti. A Melfi saranno i tre punti, ci saranno solo i tre punti. Il Foggia a Melfi andrà per i tre punti. Ma noi siamo il Foggia, non ci spaventiamo di nessuno, e purtroppo ci sono quei casi che ci mettono in condizione di fare questi pareggi che, buonissimo il Benevento, ma non sono accettabili per noi. Oggi c'era la vittoria e basta, c'erano solo i tre punti per il Foggia. Quindi buono il punto, però il punto ci rimane la mare in bocca. No, non ci basta, non ci sta, ci sta strettissimo, soprattutto per come abbiamo giocato. Parte anche il secondo tempo, ma non abbiamo davvero la PlayStation che come il primo e il secondo tempo può avere la stessa performance, la stessa lucidità. Non lo puoi fare, è naturale, cioè è una cosa fisica, è una cosa, siamo umani, è così. Quindi abbiamo avuto bellissime palle gol al primo tempo e anche un paio di palle gol al secondo tempo, e va bene così, ma... il Foggia giocherà solo per i tre punti. De Zerbi è solo per i tre punti. Ok, Manu, vengo da te e ti chiedo, noi che ci contraddistinguiamo come persone sensate che vedono il calcio anche come tifosi, ma soprattutto per quello che emerge dal campo, ti sentiresti di fare dei complimenti anche a Benevento? Beh, comunque Benevento ha fatto una bella partita, nel senso che sia comunque Autieri che De Zerbi hanno fatto entrambi bene i compiti a casa, sapevano contro che andavano a giocare. Infatti c'erano due giocatori, due difensori del Benevento, di cui ora non mi so bene il nome, che spesso e volentieri riuscivano a chiudere i nostri passaggi. Sì, Benevento ha giocato abbastanza bene, aveva salute Pino, e di conseguenza ci fanno male. Anzi, se devo dire tutto, ho visto un Benevento, abbiamo giocato con un Benevento che secondo il punto di vista è molto più forte della Casertana, che sta al primo posto. Anzi, non ancora mi spiego come mai stia ancora la Casertana al primo posto, visto che Benevento ha giocato, secondo il mio modesto punto di vista, molto meglio. Sapevamo che sarebbe stata una squadra tosta, una squadra diciamo molto 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 ostica, però io non, come ha detto già Giacomo, come ha detto Pino, Cristian, non mi sento di dire che abbiamo giocato male. Non capisco soltanto Narciso. Io non ho ancora capito queste uscite di Narciso che mi ricordano ogni tanto Mancini, ma è stato un collegamento fugace. Però alla fine abbiamo preso gol, però vorrei capire perché ogni tanto fa queste diciamo uscite che mi strappano un sorriso, però al tempo stesso qualche volta mi strappano qualche bestemmia in cinese, una lingua che non sto ancora studiando, però. Ok, prima di andare da Biagio, andrei un attimino da Giacomo e ti chiedo di presentarci il nostro amico. Prego. Da Cristian. Ci presenti il tuo nostro amico che c'ha le spalle. Alle spalle? Ah, sì, lui? L'abbiamo visto tutti. Ce n'è un altro dietro la sedia. Quale dei due voi conosce? Eccolo, perfetto. Questo qui ce n'è uno che sta dormendo. Questo invece vuole partecipare pure lui. Fra un po' partecipa pure. Era questo che ci sta facendo vedere Biagio. Benissimo. Abbiamo anche amici felini su Mitico Channel. Allora andrei da Biagio e ti chiederei se ci abbiamo dei collegamenti dallo stadio. Io penso che sia il momento di sentire Valentino. Sì, penso proprio di sì. Adesso ci colleghiamo con lui, vediamo un attimo che cosa riusciamo a fare, però dovrebbe essere già in
dovrebbe già avere la possibilità di sentirsi con noi. Vediamo un po', datemi un secondo, intanto continua a commentare tu. Intanto riempiamo gli spazi vuoti. Niente ragazzi, io era solo per dirvi che praticamente il Foggia secondo me ha fatto una grandissima partita, purtroppo è cascata nell'errore di fare un contrasto davanti all'area di rigore, che secondo me, e lo dico anche da un tecnico, anche se di terza categoria, ma insomma, insegniamo di non fare, sono quelle cose che non vanno fatte. Detto questo, spero che a questo punto abbiamo Valentino in linea. Un attimo di pazienza. Comunque non è che sono cose che non vanno fatte, nel senso, se uno fa un fallo fuori area è giusto che si prenda una punizione fuori area. Assolutamente, ma non al limite dell'area di rigore. No, certo, rigore, certo. Perché l'arbitro ragazzi, deve decidere in un centesimo secondo, quindi voglio quindi voglio dire, non si può dare colpa all'arbitro che questo, voglio dire, era un rigore che si poteva dare e non si poteva dare. Purtroppo l'ha dato per noi, ma sono contrasti, i limiti dell'area non vanno fatti. Quello indubbiamente, quello indubbiamente. Anche se ha fatto una grandissima partita, infatti è stato Gerbo, è stato secondo me uno dei migliori in campo, però purtroppo è incappata in questa disavventura. Lo so, però non lo so. Che poi chi è che l'ha fatto il fallo? Gerbo. Gerbo. Sì. Comunque a me era la partita allora, veramente non è che abbiamo Valentino. Vale? Eccomi. Eccoti qui, finalmente. Abbiamo Valentino e senti, a te non dobbiamo dire niente. Puoi immaginare il clima che ci sia da queste parti, però dici invece come l'hai vista tu? Diciamo qua siamo tutti incazzati neri che ci hanno rubato la partita, non ci sono altre cose da dire. Il rigore non c'era e niente, insomma, meritavamo di vincere. Il nostro c'era, chiaramente andava segnato. Senti, cioè, secondo me aveva fatto un grande primo tempo e poi il secondo siamo un po' indietreggiati, insomma, l'ingresso di Coletti, parlavamo prima che insomma, è entrato con la testa in confusione, Coletti non so che stava pensando a far falle probabilmente. E niente, non abbiamo più girato, abbiamo preso sto rigore che non c'era e un altro po' perdevamo pure la partita, insomma, quindi. Senti, ma l'impressione che avevate in curva fino al momento del rigore era quella di chi stava rischiando o di chi avrebbe potuto portare? Sai, un pochino d'apprensione c'era, cioè, perché stava negli ultimi minuti, si vedeva che eravamo un po' stanchi, però non è che era questo, soprattutto solo anche loro, noi stavamo sbagliando un po' più di passaggi, ma nessuno la poteva immaginare, cioè a me, io non ti potrei dire. Certo, poi anche perché come ti ha fatto tanti poi ci sono quelli di un altro gol e meglio andiamo a fare anche 2-0, insomma. Vabbè, ma senti, ma voi quando avete visto dopo quel gol capolavoro di Sarno che il Foggia non riusciva più ad andare in avanti nello stesso modo del primo tempo, come commentavate? Cioè era un atteggiamento prudente? No, diciamo, io non ero tanto contento perché in realtà secondo me sono stati molti errori nostri, soprattutto quando è stato Coletti, ho sbagliato tutti i passaggi, era del 90%, e quindi hai dato un attimo fiato a questi qua e improvvisamente hanno detto vabbè, forse possiamo riprendere la partita, e hanno preso campo e noi chiaramente quando c'è la parte 2 è sempre più pericoloso che quando stanno a trovarlo. Però non è che manco ci sono state occasioni. Tu eri in curva sud? Curva sud, sì. Un pensiero a Narciso l'avete fatto alla fine? Beh, alla fine è stato straordinario. La piroetta lì con come l'aglio. Straordinario. C'è Cristian che è sorpreso dall'aggettivo che hai usato, straordinario. No, nel senso, io ero col fucile pronto, se non so quello, è stato in campo, l'ho ucciso. C'è
capito, ecco, non ho capito. No, perché quello è umorismo salentino, che bisogna capire, è inverso. Parla, parla di umorismo salentino. Sì, sì, sì. Fuori dall'ordinario, quindi. Esatto, ragazzi, sto imparando a capirlo. Sì, Valentino, da ragazzi noi giocavamo, quando eravamo in pochi per strada, col portiere volante. Esatto. E, Narciso però gioca in un campo grande, poteva anche evitarlo. Poi, per carità, magari una è l'anima di Marruocco, diciamo. È l'anima di Marruocco, dice Giacomo. È vero? Vale? È caduto, ci siamo persi Valentino. Vabbè, adesso lo richiamiamo, adesso lo richiamiamo. L'abbiamo messo, okay. L'abbiamo messo in difficoltà. No, adesso lo richiamiamo perché abbiamo anche il collegamento che dobbiamo fare con Tona. Quindi, certo. Non so, magari, ecco, ci richiama lui, ci richiama lui. Valentino? Ecco, scusami, era caduto la linea. No, qui parlavamo di portieri volanti, pensavamo al fatto... A Marocco? Bravo. Marocco, bravo, bravo, esatto, anche a lui, anche a Marocco, ci hai pensato, è lui, è lui. Pensavo di Ghita. No, vabbè, se avessimo perso la partita non so come sarebbe finita oggi qua a Foggia, penso che sarebbe scoppiata la guerra civile. Beh, però sarebbe stato ingiusto, no? No, ma anche il pareggio è ingiusto, dai, non hanno fatto niente, non si può dire. D'accordo. Cioè, una domanda decidono le partite, noi continuiamo a sbagliare i rigori, per dire, in ogni caso il vantaggio l'avevamo trovato, però... Magari fare 1-0 con più calma, non ci arrivi spompato a fare 1-0, no? Magari secondo me. Valentino, un attimo che ti faccio fare una domanda da Cristian, te la riporto io, così è più semplice. Sì. Dimmi Cristian. No, io volevo chiedergli se, come l'ha vista lui dallo stadio, la partita, vorrebbe rigiocare, rivedere il primo o il secondo tempo? Cioè, se lui potesse rivedere un Foggia che gioca come il primo o come il secondo tempo, al di là del gol, tatticamente, qual è il Foggia che gli è piaciuto di più? Da un punto di vista tattico, ti è più piaciuto il Foggia del primo o del secondo tempo? Parla di punto di vista tattico. Del primo tempo, tralasciando il fatto che abbiamo giocato in 10 perché Riverola era completamente fuori ruolo, fuori tutto, però il primo tempo è stato uno dei migliori primi tempi dei Zerbi davanti al Foggia. Allora, tolti i primi 5 minuti in cui un attimo ci siamo assestati, li abbiamo massacrati, secondo me. Ma era il primo tempo che dicevi, no? Anche nel primo tempo Riverola secondo te non ha giocato bene? No, secondo me non è proprio l'altro suo, non è il suo ruolo, cioè non Riverola non è uno che punta l'uomo dall'esterno, come invece fa magari Chiricò o Sarno quando c'è lui, semplicemente riceveva la palla e poi la poggiava o al centrocampista centrale oppure sulla sua posizione di gara, ma anche di quello non l'ha fatto. Secondo me, certo. Se fosse stato uno come Chiricò da quel lato, avremmo, cioè, questi se potevano arrivare gente da tutti i lati, non avrebbero avuto. Chiricò dal vivo è pericoloso per i deboli di cuore. In ogni caso, loro non sono usciti dal centrocampo. Cristian chiedeva se Chiricò dal vivo era pericoloso per i deboli di cuore. Per i deboli di cuore, era. La sensazione c'era sempre di pericolosità, certo. Poi lui oggi, non dico i tiri che sono tutti arrivati in curva, però ogni tanto la situazione forse l'ha gestito meglio. Bene, nel primo tempo vi siete divertiti da quel lato. Sì, certo. Senti, però sono due punti persi, veramente. Valentino, due punti persi. Volevamo sapere. Tre, perché uno l'ha preso il Benevento. Allora sono tre. Senti, Tona è lì con te o dobbiamo... No, lei ha preso il treno perché l'ho saluto da... È giusto, è vero, a quest'ora la chiameremo direttamente. Sempre in tempo abbiamo... Bene, buon rientro a Valentino che per vedere il nostro Foggia si è mosso alle 4 di Valentino, stamattina. Valentino, una domanda veloce. Una domanda veloce da Pino. Come mai quando ogni volta che sei andato allo Zaccheria... La riporto io. Ogni volta che siamo andati allo Zaccheria il Foggia ha vinto, ma oggi Valentino è uscito all'85esimo, se n'è andato all'85esimo. Allora Pino vuole scavare un po' nella ferita e dice: tutte le volte che sei andato allo Zaccheria il Foggia ha vinto, che facevi all'85esimo? Dove sei andato? Sei uscito prima? Diciamo, io posso dirti soltanto che il gol non era regolare, quindi
Non vale, non mi riguarda, ecco, ho capito. È tutto il regno. Comunque, no, l'ultima, quindi psicologicamente sono state lanciate un sacco di bottiglie in campo e secondo me questo bisogna stare un po' più attenti, perché una cosa ha sfiorato l'arbitro sul rigore, è arrivata una a due metri da Narciso. Cioè, non sai che poi ci prendiamo multe, roba del genere, pure non ne vale la pena. E poi se si hanno ambizioni anche queste cose contano. Va bene, noi ti salutiamo, ti ringraziamo per l'intervento. Stavo dicendo prima, sei una di quelle persone che si è alzata stamattina alle 4, credo di capire, per poter vedere il Foggia e per venire da buon rientro. Lontano. Buon rientro da parte di tutti quanti. Buon rientro a tutti e ci vediamo sicuramente settimana prossima. Benissimo, ti aspettiamo la settimana prossima nello studio di Roma, immagino. Sì. Ciao, buon rientro. Sì. Dai, ciao a tutti. Ciao. Grazie, ciao. Ciao. Bene. Abbiamo sentito anche l'impressione a caldo di Valentino, che ci ha un attimino deliziato del suo commento. In attesa di collegarci con Tona, con, sì, anche Tona, in attesa di collegarci con la seconda telefonata, chiedevo, giusto per stemperare un attimino questo clima che si sta creando. Giacomo, Vincenzo, penso che Giacomo voglia dire una cosa. Venivo da te, Giacomo. Scusami. Venivo da te. Intanto per salutarci, immagino, ma che ti chiedevo, ma si potrebbe chiedere alla federazione di arretrare il dischetto del rigore a 25-30 metri, così sperando che il nostro Sarno possa fare gol? Questa è un'idea, perché mi sa che dalla distanza siamo più bravi. Volevo solo dire una cosa. Alla fine della partita, il pareggio, una delle cose che sapevo che mi avrebbe dato più fastidio era che quell'allenatore che io amo di Auteri avrebbe fatto la sua bellissima faccia davanti alle telecamere dicendo che, diciamo, che la sua è stata una grande partita, e addirittura, cosa che io non pensavo neanche sarebbe arrivato a dire, dice, riprendo le parole precise, secondo me il secondo rigore è nettissimo. Queste sono le parole di quel personaggio che comunque ci fa capire, no? La sua grande moralità, e a quel personaggio io avrei desiderato, diciamo, farlo tornare a casa con 4, 5, 6... Dai. 7 gol su Groppone, come un po' fu a Matera l'anno scorso con quel bellissimo 5-2. Io mi auguro che le perda tutte da oggi alla fine dell'anno, che arrivino ai play-out. Ma comunque Auteri ha avuto sempre, secondo il mio modestissimo, una visione un po' diciamo, ha una disfunzione della realtà. Così come disse pure che l'aveva manco provocato Roberto Del Zerbi quando ci fu il famoso Benevento Foggia, che disse che non ha fatto nulla, che non ha per niente provocato l'allenatore e il calciatore. Quindi vi conosciamo, Auteri. Io non so se lui abbia. Anche oggi ci sono stati dei battibecchi tra le panchine. Quindi sicuramente avrà. Ma a noi cosa importa se ci sono delle persone che hanno problemi ad approcciare il gioco dicendo stupidaggi? Cioè, nella vita pure è così, ci sono personaggi che dicono sempre la verità e decidono di assumere nella vita un atteggiamento reale senza maschere, e altri che invece indossano le maschere e se ne incontrano quotidianamente. Dobbiamo imparare a convivere con queste persone, perché le incontreremo sempre. A me non mi interessa il personaggio Auteri, mi interessa fare autocritica sul Foggia in questo momento, e sono soddisfatto del gioco che abbiamo fatto. Auteri non può che uscire fuori da questa partita sicuramente a suo vantaggio, perché non avrebbe firmato col sangue per venire a strappare un punto a Foggia fino a ieri. C'è riuscito, suo malgrado, perché secondo me non è merito della sua squadra, ma è dovuto a qualche errore nostro, e secondo me dobbiamo evitare di fare questi errori proprio per permettere a chiunque di poter parlare in questo modo, no Auteri? Chiunque deve poter esprimere. Dino, ti chiedo, De Zerbi, martedì, come fa a far ripartire una squadra che probabilmente oggi negli spogliatoi è rientrata un attimino con le ruote sgonfie? Che carica gli può dare a una squadra che ha macinato il gioco oggi e purtroppo ha racimolato solo un punto? Di andare in campo e giocarsela,
come ha sempre fatto, perché quello che ho potuto vedere io, il Foggia sta crescendo di giorno in giorno, e tra l'altro abbiamo anche degli innesti nuovi, abbiamo giocatori nuovi che stanno, tra virgolette, diventando anche importanti. Più importanti. Quindi il Foggia sta crescendo, per fortuna del Benevento, perché sta il Foggia crescendo, facciamo questi sbagli. Quindi il De Zerbi farà la stessa cosa che ha fatto la passata settimana. L'unica cosa che forse consiglio a De Zerbi, perché ci ha portato bene, di fare un bel ritiro prima della partita di Melfi, diciamo queste partite un po' particolari, ci ha sempre portato bene il ritiro fuori da Foggia e ci becchiamo i tre punti, ci vuole forse un po' più di concentrazione, diciamo, c'è tutto, il Foggia ha tutto, noi non abbiamo, io non ho nulla da recriminare sulla squadra, come gioco, come il fatto che ci becchiamo il gol per qualsiasi motivazione, e concordo pure con Cristian, lo dobbiamo dare la possibilità, abbiamo perso meglio. sì vai continua. Concordo con Cristian, dicevo che non dobbiamo dare la possibilità né a arbitri né a quant'altro di recriminare rigori o di farci gol inesistenti, quindi ci vuole solo e solamente concentrazione, quello che farà De Zerbi martedì, darà ai giocatori il massimo credito di quello che è stato fatto oggi e di continuare così. Io non ho nulla da recriminare. Lui sta sperimentando di tutto di più, anche al primo tempo ci sono stati dei cambi, ci sono stati dei campi con Chiricò che è andato subito sulla fascia sinistra, dopo un quarto d'ora, 20 minuti, Chiricò l'ho visto subito, c'è stato un cambio di schema. Anche Angelo sta provando a tirare ultimamente, una cosa che non faceva fino a qualche partita fa, insomma sta provando il tiro, poi non gli riescono sempre bene, ma comunque ci sta provando. Cioè, Angelo si mena su tutte le palle effettivamente, anche oggi ha fatto un partitone Angelo, cioè devi anche questo. Agnelli ha fatto una bella partita oggi, molto meglio di domenica scorsa, quindi ci sono tanti fattori, tante piccole cose, buonissimi passaggi, ho visto da parte di Agnelli, concentrato, pure di Chiara, molto meglio di domenica scorsa di Chiara, quindi quello che vedo che serve al Foggia, di avere il De Zerbi sta sperimentando di tutto di più, quindi De Zerbi è normale, adesso sono tutti allo stesso livello e prenderà quelli che i gladiatori che porterà il Foggia in Serie B, li porterà, diciamo li prenderà nelle prossime settimane, speriamo che vada per il meglio, la decisione viene fatta e abbiamo la squadra definitiva. Benissimo, prima di andare un attimino a concludere il Rabbiaggio che ci collegherà con l'amica Tona, approfittavo di questo momento per dire a chi ci ascolta e chi ci vede di avvicinarsi a questo portale. Noi siamo un gruppo di amici che si ritrova dopo le partite del Foggia a dire la nostra. Qualcuno ci dice che siamo delle persone da tastiera, come si dice, ma noi non abbiamo la verità in tasca, diciamo solo la nostra come qualsiasi tifoso la può dire davanti a un bicchiere di caffè o di tè, quello che è. Siamo un gruppo di amici che ci siamo conosciuti grazie alla rete, grazie a Biagio che ringraziamo, e quindi esorto chiunque ad avvicinarsi, c'è spazio per tutti. L'ultima cosa, saluto Eugenio che da un po' che non si fa vedere, è un mitico che ci chiama e ci ascolta da Amsterdam. Quindi saluto anch'io Eugenio, un forte abbraccio. Esattamente, un abbraccio da parte di tutti noi. A questo punto, visto che ormai è quasi un'ora che siamo in trasmissione, andrei da Biagio che probabilmente avrà in collegamento un'amica. Adesso vediamo, la stiamo chiamando. Perfetto. Pronto. Tona? Ciao Biagio. Buonasera. Ciao, ti vediamo sul treno. Ti vediamo sul treno perché abbiamo una foto di te sul treno.
Addirittura. Beh, sì, noi con i nostri potenti mezzi, quando vedrai questa registrazione, ti vedrai sul treno. Noi siamo riusciti. L'aspettata vale mentre salivo. No, vabbè, poi capirai da dove l'abbiamo presa. Va bene, senti, Tona, allora tu stai rientrando dove? Sei sul treno che porta? Tornando a Pesaro. A Sono andata a Pesaro. Pesaro, arrivo a casa alle 10, sono partita stamattina per il mio compleanno, mi sono regalata una trasferta, perché per Facciamo gli me auguri andare a in Tona, trasferta è quindi, una eh? Brava. Auguri, Tona. Auguri, trasferta Tona. in Auguri vecchio. tutti, anche Auguri, se tu Tona. adesso non Auguri, auguri. E Grazie, quindi? grazie, ricambio. Una trasferta in casa ti E sei quindi mi sono regalata. regalata questa incazzatura. Vabbè, ho capito, dai, magari. Senti, noi abbiamo già sentito un po', già due amici che hanno visto la partita allo stadio, però ci interessava, avere anche il tuo punto di vista perché è sempre un punto di vista speciale, anche perché, anche nel tuo caso sei una di quelle che, per il Foggia, insomma, anche solo per andare allo stadio, fa un bel po' di sacrifici perché andare fuori e farsi una trasferta, adesso rimettersi sul treno, non è semplice. Sono una bella Fino mancata oggi. all'85esimo, come l'hai vista? Come hai vissuto questa giornata di festa? Guarda, fino all'85esimo bene, anche se è iniziato un po' sottotono, sinceramente. Eravamo un po' confusionari. Ci abbiamo messo un attimo a prendere il via, a rodarci. Quando finalmente abbiamo iniziato a tirare un po', comunque ad essere un po' più affiatati, si è alzato il ritmo, abbiamo iniziato finalmente ad arrivare in area avversaria e facevamo i cross come nei flipper, cioè la palla che andava dritta passava tutta la porta e non c'era nessuno per buttarla dentro. E io sono incazzata nera per questa cosa. Dio Cristo, quattro, quattro, quattro così. No, no, non va bene così. No, Sì, no. a parte il rigore sbagliato, Al comunque. rigore poi ci arriviamo, eh. Ah, quindi questa era prima del rigore. Sì, Era uno prima è del Di rigore, Angelo, poi sicuramente, c'è che ha il fatto un rigore. cross. Ecco, L'altro io una ricordo cosa di posso Chiara, dire che ha fatto pure un rapidamente. cross che ha tagliato Anche l'area e perché nessuno è aspetta, riuscito. Cristian, aspetta, Cristian, che non ti sente. Vai, Ah. vai, vai, Tona, Visto vai. che dobbiamo comprare l'attaccante, si può comprare uno che è capace di tirare i rigori? Ce ne basta uno, eh? Non mica 10, 20, Brava. 30, uno, no. Uno capace di tirare i rigori. Sì, sarebbe Anche carino, glielo possiamo perché chiedere a no. Pilterpi questa cosa. Certo, anche perché non so se sei d'accordo. Io riflettevo su un fatto che con il gioco di De Zerbi, al di là delle grandi occasioni da gol che si possono creare o meno, sicuramente noi stazioniamo spesso nell'area avversaria. Quindi il rigore è una conseguenza di questo, perché sembra una banalità, ma le squadre che tirano da fuori non si avvicinano all'area, i rigori non ne prendono. Noi stiamo in continuazione nell'area avversaria e quindi ci becchiamo rigori e non perché ci favoriscono, magari ne abbiamo anche qualcuno in meno di quelli che avremmo dovuto avere, perché proprio siamo lì. Sì, ce ne E, avranno però a quel regalato punto solo dobbiamo uno. preparare qualcuno che li tiri, no? E sarebbe carino, sì. Sì, Io sarebbe insomma, simpatico, la capito? settimana non lo fa, non un allenamento specifico sui rigori, voglio dire, ce ne siamo accorti noi, se ne sarà accorto anche De Zerbi. Non so, ma o il clima era troppo teso, ma non mi è sembrato, che non era una partita, finché non sono arrivati alle mani, non era una partita particolarmente nervosa. In più non ha No. espulso nessuno perché neanche loro ci hanno capito niente, a meno che, non so, voi magari l'avete vista meglio, le fasi più concitate di queste spinte, cose. Diciamo che Ma non era pensate nell'ordine dopo. delle cose normali, ecco, adesso non dobbiamo. Abbiamo visto di peggio, mettiamola così. Infatti, non lo so, lì da lì si vedeva solo un gran marasma, dalla curva non si capiva granché, si sono visti un paio di spintoni, comunque abbiamo pensato che visto che non aveva buttato fuori nessuno, Da quanto tempo mancavi dallo evidentemente. Zac? Io mancavo dallo ZAC da quando i Nocerini sono venuti a prendersi la promozione con il rispetto scontato di Casillo. Ero incinta di Viola. Vabbè, quindi parliamo della preistoria, quindi un bel po' di Parliamo anni di fa. 5 anni fa, È sì, un'altra era se parliamo glaciale di quella. campionato. Se parliamo di amichevoli, sono andata a quella con l'Atletico Madrid. Ah, benissimo, Tra ottimo. l'altro, anche in quell'ultima partita in cui è Eliminazione andata Tona allo lampissima, me stadio ne c'era andrò. Auteri. Ma non è Me che ne Tona segue fotto Auteri piuttosto che il perché Foggia, per il collegamento mi fa male. Tona, c'è una cattiveria che viene da Milano, No, no, da sto Giacomo. scherzando. Allora, Ecco, dimmi, no, Zacco. no, te la devo riferire perché non senti. Allora, Una Giacomo casualità. dice che, se non ricorda male, l'ultima volta che hai visto tu una partita del Foggia, visto che parli di quella della Nocerina,
c'era Auteri dall'altra parte. Allora si chiedeva a Giacomo, ma tu segui Auteri o il Foggia? Sto scherzando, eh. Allora, mettiamola così, Giacomo. Io seguo il Foggia. Però se quel disgraziato mi ha puntato e ti segna le date in cui io posso scendere per venirmi a rompere le palle allo Zaccheria, allora sì, evidentemente io e Auteri abbiamo un feeling che va oltre. Ha ragione, l'abbraccio me l'abbia. Un abbraccio da Giacomo anche. Sto scherzando, ovviamente. Ovviamente scherzava. Va bene, Tona. Beh, sì, sì. Tona, a noi fa molto piacere che tu sia intervenuta, che si sta così garbata ad aspettarci, e ci farà piacere sentirti ancora. Magari la prossima volta, siccome so che c'è una che lancia i cori a casa tua, ci porti anche la lanciacori di casa. E buon rientro a Pesaro, perché hai ancora un po' di strada da fare. Un po' sì. Adesso piano piano mi mangerò il fegato in queste ore di ritorno e vabbè, ci andiamo lo stesso in B, tranquilla. Buon rientro. Speriamo. Ciao, speriamo. Tona. Grazie. Saluti a tutti. Ciao, Tona, un abbraccio. Saluti a tutti e forza Foggia. Forza Foggia. Ciao, Tona. Ciao. Allora, beh, io non aggiungo altro, mi ha fatto piacere avere questi tre amici, di cui due sono arrivati allo ZAC partendo da Roma e da Pesaro, quindi passo la linea al conduttore della seconda parte, che è Vincenzo, e saluto tutti quanti gli altri. Vabbè, io credo che a questo punto ci sia da dire davvero, davvero poco. Abbiamo sviscerato tutti gli argomenti, il nostro fegato credo che sia abbondantemente ingrossato. L'unica cosa che possiamo dire a questi ragazzi di metterci impegno come lo stanno facendo, tutto verrà per il meglio. Io, se sei d'accordo, Biagio, verrei a concludere da te. E con questo intanto saluterei Giacomo che ci chiama da Milano, Christian che col suo gatto ci sta guardando e sentendo da Roma. Ciao. il mitico Pinuccio che ci sta ascoltando e vedendo e parlando da Los Angeles, Manu, il mitico Mauro, Manu che ci parla dalla Germania, e verrei da te per le conclusioni, Piaggio. Grazie di tutto, grazie di tutto davvero. Bene, allora c'è poco da concludere, speravamo di mandare in onda una trasmissione in maniera diversa, però noi non molliamo, l'abbiamo detto tante volte, siamo venuti da lontano, arriveremo ancora più lontano. Ringrazio tutti quelli che ci hanno avuto la pazienza e la voglia di stare con noi fino ad ora. Do appuntamento per la prossima partita del Foggia e vi invito ad andare su YouTube, sul canale di Mitico Channel, perché tanto per ricordare dove eravamo e dove torneremo, c'è la prima clip realizzata da Mitico Channel con Giovanni Cataleta, Tonino Basta, con Pugliese, figlio di Pugliese, il figlio di Oronzo. E un anno fa la facemmo, è stato il nostro primo esperimento in cui abbiamo voluto ricordare un momento importante del Foggia, quel 31 gennaio 1965. Bene, io saluto tutti, faccio partire la sigla, buona settimana e ci saremo anche la prossima volta. Ciao a tutti. Ciao. 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 Ciao.